Buon pomeriggio, giovedì 4 luglio, ben ritrovati con InfoStudio, sono le 13:30 in punto. 'Ndrangheta, politica, gestione di attività commerciali e di parcheggi attorno all'area dell'aeroporto Malpensa di Milano. Sono questi gli elementi dell'indagine denominata Crimisa, che non è un inedito proprio nella storia delle inchieste anti-'ndrangheta. Crimisa è l'antico nome di Ciro Marina, che ha portato oggi a 34 arresti, inchiesta che è stata condotta dalla Procura Antimafia di Milano, meglio coordinata dalla DDA di Milano, e condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano. Sono stati arrestati 32 italiani, un marocchino ed una donna romena in varie province italiane. Al centro dell'inchiesta, che è nata dalla denuncia di un imprenditore che ha provato a spezzare questo circolo vizioso, ci sono le dinamiche della locale 'ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo, i collegamenti con la politica e le mire della criminalità sulle attività intorno allo scalo. Le cosche, come ho detto, puntavano ai parcheggi attorno all'aeroporto di Malpensa ed alla costruzione di nuove attività commerciali in aree dei comuni adiacenti. Sono stati sequestrati due parcheggi privati, il Malpensa Car Parking ed il Parking Volo Malpensa, oltre a metà delle quote di una società, la Star Parkings, che non si trovano nell'area aeroportuale. In totale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 2 milioni di euro. I carabinieri sono riusciti a documentare summit criminali durante i quali, oltre alle questioni prettamente politiche, c'era anche la pianificazione imprenditoriale della cosca, i cui proventi erano investiti in parte nell'acquisto di ristoranti e terreni per la costruzione proprio di parcheggi collegati alle navette che andavano e venivano dall'aeroporto. Questa indagine ha mosso i primi passi nell'aprile del 2017, in contemporanea con la scarcerazione di Vincenzo Rispoli, che all'epoca era ritenuto a capo della locale 'ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo. E l'indagine ha anche accertato un legame tra l'ex sindaco di Lonate, Danilo Rivolta di Forza Italia, che è stato arrestato per tangenti nel 2017, ed alcuni esponenti della locale di 'Ndrangheta. L'elezione di Rivolta, infatti, sarebbe stata appoggiata, secondo gli investigatori, dalle famiglie calabresi che lo avrebbero aiutato in cambio di un assessorato alla nipote del boss Alfonso Murano, che venne ucciso in provincia di Varese, a Fermo, il 28 febbraio del 2006. Tra gli arrestati c'è anche un consigliere comunale di Ferno, Enzo Misiano, origini calabresi, che è di Fratelli d'Italia, che è accusato di essere il trait d'union tra l'ambiente politico locale ed alcuni esponenti di spicco della cosca. Avrebbe fatto in sostanza da talpa su alcune indagini e risulta coinvolto anche un altro esponente politico di livello regionale, ovvero il coordinatore dei Cristiano Popolari, Peppino Falvo, anche lui ha origini calabresi. Da quanto emerge, l'associazione mafiosa era riuscita a convogliare i voti dell'area varesina di Lonate Pozzolo, cosa che ha tenuto anche nelle consultazioni, ha tentato anzi nelle consultazioni elettorali del 2018. 400 i carabinieri impegnati nell'esecuzione dell'ordinanza tra le province di Milano, Ancona, Aosta, Cosenza, Crotone, Firenze, Novara e Varese. Dei destinatari del provvedimento 27, ho detto 34 gli arresti, 27 sono finiti in carcere, 7 invece ai domiciliari. L'imprenditore era stato sconsigliato dagli stessi magistrati di continuare la ricerca di un terreno sul quale meglio costruire il parcheggio che voleva realizzare. Io non mi piego, era stata però la sua risposta. Tra coloro che gli avevano inviato messaggi intimidatori, anche una giovane incensurata, fidanzata del figlio del boss, al quale era intestato uno dei parcheggi già in mano all''ndrangheta. Negli ultimi 10 anni, nonostante le indagini e gli arresti, non è cambiato nulla, ha detto Alessandra Dolci, capo della direzione distrettuale antimafia di Milano. Le cosche, ha aggiunto il magistrato, sono ancora padrone del territorio. Un uomo di 55 anni è stato arrestato per violenza sessuale ai danni del figlio minorenne, che ha solo 15 anni, dai carabinieri di Corigliano Rossano. Non si specifica, come avviene in questi casi, se il fatto, il reato sia stato commesso e se quindi l'uomo sia di Corigliano Rossano o in un comune di quella zona. Dalle prime indagini è emerso che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, un pastore, si era rifugiato in una casa rurale sulla sommità di una collina nel territorio di Corigliano. È stato però individuato ed arrestato, adesso è stato portato nel carcere di Castrovillari. Il fenomeno del cosiddetto cavallo di ritorno, i furti d'auto e la richiesta di somme di denaro per riottenerne la
restituzione. Bene, i carabinieri di Cosenza hanno oggi arrestato 4 persone, 2 sono state portate in carcere, 2 ai domiciliari, in un'indagine che è la prosecuzione dell'inchiesta denominata Scacco al Cavallo, che nel novembre del 2018 portò all'arresto di 18 persone appartenenti alla cosiddetta cosca del gruppo Zingari. In particolare, dopo l'ennesimo furto, la vittima aveva ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che minacciosamente avvertiva che l'auto era in loro possesso e che se la rivoleva avrebbe dovuto recarsi in Via degli Stati, nel villaggio appunto dei Rom, altrimenti l'avrebbero smontata. Le somme richieste variavano da 200 a 1500 euro a seconda anche del valore dell'auto. Armonia d'Arte Festival, peraltro già presentato a Roma verso la fine del maggio scorso, è stato presentato ufficialmente anche in Calabria ed è pronto a partire. Primo appuntamento il 20 luglio a Locri. Eh sì, perché quest'anno non solo il Parco Scolacium, non è la prima volta, ma mai come quest'anno, è la 19ª edizione, il festival, ormai uno degli eventi di spettacolo e culturali più radicati, consolidati della nostra regione, si estende anche ad altri siti, abbraccia i siti di 2 province. Locri, ovviamente il Parco Scolacium di Borgia, sua sede storica, sede anche del cuore, e poi Catanzaro, perché quest'anno forse l'elemento centrale, ci sono tanti appuntamenti di grande spessore, lo sentirete, è l'omaggio di una settimana intera a Pina Bausch, l'inventrice del teatro danza, di un nuovo modo di approcciare la danza, in cui appunto non sono centrali solo le coreografie, ma i ballerini sono poi anche essi stessi interpreti ed attori dello spettacolo. E allora, questi sono gli eventi, questo è il cartellone dell'edizione 2019. L'elegante potenza di una delle ultime grandi voci femminili del jazz, Didi Bridgewater, che inaugurerà il cartellone sabato 20 luglio presso il Parco Archeologico di Locri e Pizzeffiri. 6 giorni dopo, nella cornice più cara e consueta, quella del Parco Scolacium di Borgia, l'incanto del fado della straordinaria interpretazione della sua cantrice più trascinante, Dulce Pontes. La magia ipnotica di Shine, lo spettacolo del coreografo Mika Van Höcke, in programma il 2 agosto al Parco Archeologico di Scolacium. Un viaggio sulla Luna, pochi giorni dopo il 50° anniversario della missione Apollo 11, con la scorta della musica dei Pink Floyd e del loro struggente omaggio a Syd Barrett, perché, appunto, la Luna ha sempre una parte in ombra, come in ogni uomo. E poi l'omaggio a Pina Bausch, un'intera settimana dal 9 al 15 settembre di performance, mostre e incontri in programma in 4 diversi siti di Catanzaro, dedicati alla grande coreografa tedesca che ha inventato il teatro danza, il cui momento culminante sarà la rappresentazione di Since She del coreografo Dimitri Papayonnu, portato in scena dal Tanztheater di Wuppertal. Sono questi i momenti salienti, non i soli, della 19ª edizione di Armonie d'Arte Festival, che quest'anno abbraccia 2 province, pur mantenendo una forte identità e coniugando, come sempre, storia, creatività, arte contemporanea, mitologia e creatività. In programma anche la rappresentazione della Tosca di Puccini, dei Pagliacci, del giorno in cui ricorrono i 100 anni della morte di Ruggero Leoncavallo, e dello spettacolo Malia con Massimo Ranieri. Raggiante la direttrice artistica Chiara Giordano. Armonie d'Arte Festival è il festival del Parco Scolacium, è conosciuto così da 19 anni. Tuttavia quest'anno ci sarà una grande conclusione che sarà tutta per Catanzaro. Catanzaro vivrà un momento storico per la cultura e l'arte in città, ma per tutta la regione. Sì, perché ci sarà questo grande omaggio a Pina Bausch, la madre della danza contemporanea, del teatro danza, un'icona per tutto il linguaggio artistico contemporaneo. Nei 10 anni dalla scomparsa noi siamo riusciti a riportare in Italia la Tanztheater Wuppertal, la sua storica compagnia, per la prima volta questo lavoro in Italia, un'esclusiva. Catanzaro vivrà questo lavoro appunto di Dimitri Papayonnu, Since She, il 13, 14 e 15 settembre, ed è il momento clou, 3 repliche al Teatro Politeama. Succede qualcosa di straordinario in Calabria, quindi, e noi siamo molto orgogliosi di essere partecipi di questo processo. La settimana dedicata a Pina Bausch coinvolge direttamente la città di Catanzaro, in un momento in cui il numero delle presenze turistiche storicamente flette. Il numero di domande e prenotazioni anche dall'estero dimostra tuttavia che si è trattato di una scelta estremamente felice.
La scelta di entrare nel comitato scientifico della Fondazione Armonia dell'Arte si è rivelata vincente, tant'è vero che quel protocollo ha intensificato i rapporti tra la città di Catanzaro e l'eccellenza che è Armonia d'Arte. Il Teatro Politeama sarà luogo di un bellissimo spettacolo che sta richiamando prenotazioni anche da fuori Italia. È quello che volevamo come amministrazione comunale, intercettare un flusso turistico-culturale. Stamattina a Roma è stato presentato il rapporto Ecomafie 2019, lo presenta Lega Ambiente ogni anno, non c'è niente di nuovo, quasi la metà dei reati ambientali, ovviamente accertati nel 2018, si è verificata nelle quattro regioni che hanno la presenza mafiosa più pervasiva, quindi Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. L'anno scorso nelle quattro regioni si era concentrato quasi il 45% delle infrazioni, 12.597. Anche quest'anno la Campania domina la classifica regionale delle illegalità con 3.862 illeciti, il 14,4% del totale nazionale, seguita dalla Calabria, 3.240 i reati, quindi ripeto, 3.862 in Campania, 3.240 in Calabria, ma in Calabria si registra il numero più alto di arresti, sono state arrestate ben 35 persone per reati ambientali. La Campania domina anche la classifica regionale delle illegalità nel ciclo del cemento, con 1.169 infrazioni davanti, ancora una volta, alla Calabria con 789. C'è da dire che se a livello regionale, noi vediamo subito dopo la Campania, le province invece campane distaccano poi quelle calabresi a livello provinciale, infatti Avellino e Napoli, Avellino prima e Napoli seconda, sono quelle, i territori cioè in cui sono state accertate le infrazioni più numerose. In attesa che finalmente il governo si decida e magari decreti lo stato di calamità per le imprese di Crotone colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2018, si è mossa Unioncamere, che ha costituito un fondo destinato alle aziende danneggiate che avrà uno stanziamento complessivo di 237.000 euro, di cui non meno del 95% sarà destinato direttamente alle imprese, e questo attraverso appositi bandi. La Camera di Commercio ha reso noto che l'iniziativa di solidarietà si tradurrà, ovviamente intendo la Camera di Commercio di Crotone, si tradurrà nella pubblicazione di un bando per l'erogazione di voucher alle imprese finalizzate a favorire il ripristino delle condizioni di operatività. Questo sia mediante il ristoro delle spese che gli imprenditori hanno sostenuto per riparare gli immobili, sia per riacquistare le dotazioni strumentali che sono state danneggiate. È espresso soddisfazione il presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, che ha ricordato la seduta straordinaria del Consiglio Camerale aperta per dare voce alle imprese danneggiate, ma anche per mediare con le istituzioni nazionali. Ad oggi, dice Pugliese, la costituzione del fondo di Unioncamere è l'unica azione concreta di risposta alle aziende vittime della calamità. Speriamo che anche il governo si attivi per riconoscere lo stato di calamità, per far sì che le imprese danneggiate possano prendere respiro in un momento storico molto difficile. Il professor Nicola Leone è il nuovo rettore dell'Università della Calabria, è stato eletto ieri sera, succede a Gino Miracle Crisci, ha 56 anni, è nato a Diamante, è ordinario di ingegneria informatica ed è stato direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica per due mandati, ovviamente ha fatto parte del Senato accademico. Il nuovo rettore è stato eletto, ripeto, ieri, ha superato l'altro candidato, Raffaele Perrelli, preside della Facoltà di Lettere, mentre Luigi Palopoli, che era il direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, ha ritirato la candidatura dopo il primo turno. Domani, venerdì 5 luglio, è il giorno, esce la raccolta di Rino Gaetano, l'ultima in occasione dei 40 anni di Ai Maria, che appunto veniva lanciata esattamente nel 1979. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, oh, da Bahia a Salvador, oh Maria, per te canterò. In occasione dei 40 anni dall'uscita di Resta vile maschio dove vai, il suo penultimo album, quello che contiene anche la celebre Ai Maria, il 5 luglio la casa discografica Sony rende omaggio a Rino Gaetano pubblicando un quadruplo cofanetto che rappresenta forse la raccolta più completa dell'opera del cantautore crotonese, di cui il 2 giugno è ricorso il 38esimo anniversario dalla scomparsa. Ai Maria Forth è il titolo della raccolta che ripropone il meglio del talento originalissimo e anticonformista
solista di Rino Gaetano. 48 canzoni del suo repertorio contenuti in 4 dischi celebrativi, rimasterizzati, comprese alcune interpretazioni eseguite da altri artisti, versioni live, alcune rarità e una versione demo mai pubblicata prima proprio di Ai Maria, che è stata la stessa famiglia Gaetano a fornire alla casa discografica. Ai Maria Fourth sarà disponibile sia nella versione di 4 CD o in quella di 2 LP. Alla versione in CD si accompagna un booklet di 40 pagine in cui è racchiuso un inedito ritratto dell'artista, scritto con l'aiuto della famiglia e di 2 discografici amici del cantautore, Pierluigi Germini e Silvana Cusato. Prima ancora dell'uscita del disco, il 24 giugno prossimo Rino Gaetano verrà ricordato a Roma, la città in cui è vissuto, cresciuto artisticamente ed in cui riposa. Presso l'ippodromo delle Capannelle, nell'ambito della manifestazione Rock in Roma, si terrà infatti la 9ª edizione del Rino Gaetano Day, organizzata, come da tradizione, dall'associazione Rino Gaetano Onlus in memoria del cantautore. Immancabile all'evento la Rino Gaetano Band, di cui fa parte il nipote Alessandro che, insieme alla madre Anna e all'altro nipote Maurizio, è stato determinante nel lavoro di realizzazione del documento. Tanti gli artisti che hanno raccolto la sua eredità culturale e che gli ospiti speciali, che scegliendo di interpretare una sua canzone, renderanno omaggio ad un autore le cui canzoni più acuminate e corrosive sembrano scritte dopo aver osservato l'Italia di oggi. Dammi la mano e stammi vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Hanno rubato nella casa al mare a Cropani Marina di un giudice del Tribunale Penale di Catanzaro. Li ha visti però un carabiniere libero dal servizio che ha chiamato i soccorsi, ha chiesto aiuto ai colleghi, sono arrivati i carabinieri da Cropani Marina, ne è nato un inseguimento rocambolesco che ha anche messo a rischio coloro che percorrevano la statale 106, che si è concluso dopo 15 chilometri con il loro arresto. Sono 2 cittadini serbi protagonisti di questa vicenda, uno a 42, l'altro 21 anni, e sono scappati, stavano scappando a bordo fra l'altro di una BMW X3 con targhe rubate in direzione Catanzaro. All'inseguimento hanno partecipato sia i carabinieri che una volante della questura di Catanzaro, e nella fuga comunque i banditi hanno danneggiato diverse auto in transito pur di riuscire, senza farcela peraltro, a seminare le forze dell'ordine. E adesso è il momento di Io Scelgo Calabria. Io Scelgo Calabria è una grande iniziativa mediatica che mira ad ottenere ciò che governi, politica, non sono mai riusciti a fare: costruire un forte mercato interno calabrese. Possiamo aiutare i nostri migliori produttori agroalimentari se consumatori, ristoratori, proprietari di alberghi, pub, pizzerie decideranno di lavorare assieme. Io Scelgo Calabria. Un'intuizione felice basata sulla convinzione che la tradizione e i legami col territorio avrebbero continuato ad essere punti cardine della vita e del consumo, anche quando sembrava che la globalizzazione fosse l'unico futuro possibile. L'azienda Facino di Crotone, per le sue specialità gastronomiche, ha scelto fin dalla sua nascita le parole d'ordine tradizione e qualità. Partendo dalle conserve sott'olio che ciascuno di noi ha visto fare alle proprie nonne, partendo dalle ricette tradizionali che hanno sempre caratterizzato in modo fortissimo il nostro territorio, ha creato nel tempo diverse linee di produzione basate su specialità di terra e di mare. Ce li vuole descrivere i suoi prodotti? Diciamo che partiamo con una linea di grigliati, quindi dalla melanzana alle zucchine, funghi freschi, carciofi, cipolle borretane, cipolle di Tropea. Una linea di prodotti sott'olio, che sono la melanzana a filetto piuttosto che i pomodori secchi, e in più poi abbiamo aggiunto una linea di prodotti ripieni, peperoncino ripieno al tonno o al formaggio, e la linea mare, che parte dall'insalata di polipo all'insalata di mare, le alici marinate e tutt'altro. La Calabria ha bisogno di costruire un forte mercato interno. Io Scelgo Calabria. Materie prime selezionate con cura e, laddove possibile, reperite sul territorio, lavorazioni tradizionali ma con dotazioni tecnologiche all'avanguardia, continuo monitoraggio della filiera produttiva, ne fanno un'azienda che incarna appieno i valori promossi dal progetto Io Scelgo Calabria.
un'azienda che ha fatto la sua fortuna col mercato estero, ma che non ha mai voluto abbandonare quello regionale ed anzi è sempre più fortemente determinata ad investirci. Noi facciamo oltre il 65% dall'estero, questa dalla nostra fortuna, se possiamo dire fortuna, ma intuizione, quella subito dall'inizio del 2002 di internazionalizzarci, e questo ci ha premiato fino ad oggi. E invece sul mercato regionale? Il mercato regionale facciamo tutta la grande distribuzione, perché per una questione di orgoglio è giusto che ci conoscano tutti, però è un mercato piccolo, siamo in pochi in Calabria, o al sud siamo pochi, diciamo, facciamo, l'Italia la facciamo tutta. Una degli obiettivi che ha il progetto Io Scelgo Calabria è quello di creare un mercato interno regionale diciamo più forte, cioè fare in modo che i primi a consumare prodotti calabresi siano i calabresi. E questa è una politica, è la politica giusta. Io le dico solo un aneddoto: mia moglie è campana, io facevo tutt'altro, non facevo questo lavoro. Appena sposato gli dicevo a mia moglie: tu devi comprare tutti i prodotti del territorio, se non sono del territorio sono della calabrese o comunque del sud, e quindi diciamo che ero già avanti 25 anni fa. Per ora il telegiornale si ferma qui, ma ritorna alle 19.15 per restare aggiornati. Vi ricordo tgcal24.it e grazie per averci seguito.